Fate parte di coloro che adorano ancora scrivere sui taccuini cartacei, ma che al momento opportuno vorrebbero avere anche tutto in digitale? Io ho la soluzione per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Carte calamaio hanno ancora un fascino irresistibile, peccato che non sempre siano una soluzione al passo con i tempi. Per accontentare i nostalgici è nato Moleskine Smart Writing Set, un kit composto da un'agenda fatta da una speciale carta chiamata Paper Tablet e da una penna tecnologica chiamata Pen Plus. Attraverso questi due strumenti e l'apposita applicazione disponibile sia per smartphone che per tablet, Android e iOS, potrete digitalizzare tutte le vostre idee. Una volta accesa la Pen Plus, basterà accoppiarla attraverso il Bluetooth al vostro smartphone. Ma come funziona precisamente questa tecnologia? Pen Plus riconosce il punto esatto in cui si trova sul paper tablet e cattura ogni singolo tratto della penna. Mi raccomando però, la penna deve rimanere sempre accesa, altrimenti ciao ciao digitalizzazione! La batteria di Pen Plus durerà 5 ore con un utilizzo intensivo durante la scrittura, mentre arriverà a durare un paio di giorni con un uso moderato. Ricordatevi comunque di tenerla sempre carica. Per poterlo fare potrete usare un qualunque cavo micro USB. Avviando l'app Moleskine Notes, invece, potrete trasferire le note manoscritte. Come per magia, infatti, tutti i vostri appunti e disegni compariranno sullo schermo. Da questo momento in poi sarete ancora più libere di scatenare la fantasia, ma soprattutto di avere gli appunti sempre con voi. Io, per esempio, ho scritto la lista della spesa in casa e poi ho digitalizzato il tutto, portando con me al supermercato solo lo smartphone. Una volta salvati sull'app, potrete comunque agire su appunti e disegni, modificandoli a vostro piacimento. Ad esempio, aggiungere sottolineature, cambiare il colore dei tratti, organizzare e condividere ciò che avete scritto. Qualora ne abbiate la necessità, potrete anche trascrivere il testo per avere un file in formato Microsoft Word. Ecco, mi raccomando alla calligrafia. Per quanto si potrà impegnare nella trascrizione, Moleskine Notes non sarà in grado di leggere le zampe di gallina. Direi che anche per oggi è tutto. Mentre io imparo a disegnare, voi visitate il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!